Buongiorno e benvenuto al mio nuovo video. Oggi andiamo a fare un attimo il punto della situazione e poi andrò a parlare di un fumetto. Dunque, il punto della situazione che vorrei fare è molto breve. Avrai visto che ho attivato due rubriche al momento, il nottetempo, quello con le letture mensili, diciamo, di libri e fumetti, e fumetti dal Tardis, in cui vado a parlare appunto dei fumetti di prossima uscita che io consiglio. Ok. Conto di fare una terza rubrica che avrà, diciamo, un po' tutto quello che seguo, quindi libri, fumetti, serie televisive, film, cose del genere. Andrò a parlarne quando sarà il momento, penso fra qualche settimana o anche più a breve, dipende. So che questi due giorni io sarò un po' KO perché si parla per me di notte degli Oscar, sono abbastanza impaziente di vedere chi si porterà a casa le varie statuette e oltre a tutti quelli che sono candidati per miglior film, spero di veder vincere qualcosa per Interstellar, che a me è molto piaciuto. A questo proposito, quindi torniamo sulla fantascienza. Oggi ti vado a parlare di un fumetto, perché comunque conto di fare ancora i miei approfondimenti di libri e fumetti. Oggi ti vado a parlare di Black Science. Pensavo di non poterne parlare, ero in trepidante attesa di poterne fare un video. Ne posso parlare perché Bao Publishing pubblicherà il primo volume. Tu dirai, perché ce l'hai già in mano? Beh, perché io ho comprato l'edizione americana, diciamo, quella della Image, che comunque è un formato che dovrebbe assomigliare molto a quello che potrai acquistare per Bao Publishing. Questo brossurato contiene i volumi dall'1 al 6 della serie regolare di Black Science. Il titolo di quest'opera, perlomeno in inglese, il primo volume, come vogliamo dire, è How to Fall Forever. Già questo ci fa capire che stiamo parlando di qualcosa di molto remoto, di un po' inquietante e di assolutamente ignoto. Il tema dell'ignoto, della scienza, del punto a cui la scienza può arrivare è il tema più ricorrente all'interno di quest'opera. Si parla di sacrificare la propria famiglia, perlomeno in termini di tempo, sacrificare tutto il tempo che dovrebbe essere dato alla famiglia a un lavoro, in particolare alla scienza. Si parla di approfondire, passare la propria vita in funzione di una possibile scoperta scientifica che non si è neanche detto che funzionerà effettivamente, e si parla di avere comunque un'estrema pressione sulla schiena, una sorta di spada di Damocle data dal fatto che questa particolare invenzione potrebbe cambiare la storia dell'umanità. I protagonisti, non ti faccio spoiler di alcun tipo, ma si trovano in una situazione molto molto difficile, una situazione critica, e in qualche modo l'invenzione, la scoperta scientifica su cui stanno lavorando cambierebbe la loro esistenza, le loro vite in meglio, ovviamente. Il tema più centrale di Black Science, dicevo, è in qualche modo il progresso scientifico. Io credo che per farti due richiami, ovviamente un po' più antichi, ma sicuramente funzionanti, simili, io ti potrei parlare delle figure di Ulisse e della figura di Dedalo e Icaro. Quindi, Ulisse, ovviamente, la sua curiosità, che apparentemente non aveva confine, lo porterà a voler superare le colonne d'Ercole, cosa che era, come dire, impossibile, impensata per i suoi contemporanei e che era sicuramente il punto di non ritorno, il punto verso cui la gente aveva deciso di non voler andare oltre. Ulisse deciderà di superare le colonne d'Ercole. Farà bene? È lecito? La sua umanità è intaccata dal fatto che lui decida di andare così oltre? Questi sono i temi che si sviluppano nell'Odissea di Omero. Invece Dedalo e Icaro, fondamentalmente, nonostante sia una invenzione, quella delle ali, che loro vanno a scoprire proprio per una volontà di essere liberi, in qualche modo pare che uno dei due sicuramente si è andato un pochino oltre, abbia voluto volare un po' troppo in alto rispetto a quello che gli umani dovrebbero fare. Questi sono i temi che si vanno a affrontare appunto nel mito greco, chiaramente, di Dedalo e Icaro. Qua si riprende la stessa faccenda. Questa determinata invenzione, scoperta scientifica, di cui ovviamente non ti vado a parlare perché è il grosso della trama, forse, è lecita? È effettivamente utile, si parla effettivamente di progresso o si parla di qualcosa che va troppo oltre, di qualcosa che è veramente troppo nella black science, per mantenere il titolo, cioè un po' troppo nell'ignoto, nell'incognita.
Questo è il tema di Black Science. Direi che i nostri protagonisti si trovano in delle situazioni molto critiche, quindi c'è anche come dire, della suspense in tutto questo. Gli autori, Remander, Scalera, White, lavorano molto bene insieme, perlomeno in quest'opera. Devo dire che dei tre, quello che mi ha colpito di più è Matteo Scalera, a cui dobbiamo i disegni di questo volume. I colori sono particolarmente brillanti e devo dire che mi ha molto stupita. La paura dell'ignoto è proprio il punto di quest'opera. Se vuoi la mia opinione, questa è una di quelle opere che più di tante altre si prestano ad essere lette con in sfondo Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Secondo me siamo in quel genere di atmosfera, in quel genere di tematica e credo che quell'album, se per caso lo possiedi o lo puoi ascoltare, credo anche su Spotify, direi, perché i Pink Floyd ci sono, beh, puoi ascoltarlo leggendo quest'opera e penso che le cose siano abbastanza azzeccate. Nel formato che ho io si parla di $9,99 per il prezzo, mi sembra che quello di Bao Publishing dovrebbe costare 13 o 15 euro, qualcosa del genere. Comunque si parla, dicevo, di una brossura, già di un po' di pagine, quindi hai un pochino da leggere. E come dicevo, non è una lettura da fare un po' alla volta, è abbastanza adrenalinica, si presta per una lettura, come dire, complessiva. Detto questo, io aspetto con ansia i prossimi volumi, era una delle uscite che io attendevo di più del 2014, e niente, quindi ne potremo parlare da aprile in avanti, senz'altro, per Bao Publishing. Con questo io ti saluto, spero che quello che ti ho detto di Black Science ti abbia incuriosito un po' appunto per portarti alla lettura. Con questo non posso far altro che salutarti e ci vediamo al prossimo video.